Ciao a tutti, Juno dos Santos. Dunque, vorrei tornare, no? Perché sono stati dei primi video che ho messo. Infatti stavo un attimo rivedendo dei calcoli, cose varie. E sapete qual è bello, no? Qual è bello? È perché io inizialmente utilizzavo il sistema d'Aristotele. No? Perché Aristotele, se andiamo a vedere, curvatura Aristotele. Quindi, nella sfericità della Terra, giusto? Quindi nel suo esperimento, lui cosa fece? Oh, Aristotele, io sbaglio, scusatemi, non so come mai. Ha fatto un calcolo in due posizioni, no? Si noti che Aristotele poteva misurare la circonferenza della Terra soltanto presupponendo una distanza del Sole tanto grandi che i raggi del Sole potessero essere considerati paralleli, che quindi è da un punto A a un punto B, giusto? A me non viene mai in mente quale siano le due città che lui abbia fatto questo esperimento. So che una è Alessandria, l'altra mi sfugge, ma non vorrei sfuggire all'argomento. Dunque, quindi lui fa un esperimento da un punto A a un punto B e calcola la circonferenza, no? Giusto? Tra un punto A e un punto B. Perché era induzione, era indotto che doveva esserci una curvatura. Era indotto. Perciò, facendo il calcolo, no? Secondo i calcoli di Aristotele, il Sole doveva trovarsi a 4.354 km di distanza. Ovviamente ecco perché poi è uscito la curvatura, perché altrimenti questa distanza qua non andava bene. Non andava bene. Poi, ovviamente, l'hanno cambiata. Anzi, l'hanno traviata, deviata. Non esiste. Questa distanza non esiste. Per forza la Terra deve essere curva. Quindi, essendo curva, cosa succede? Succede questo, che cambia l'angolo di visione. E così si distanzia tutto, 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 si distanzia tutto. Ma cosa succede? Che quando fai la triangolazione, siamo fuori fase. Ok? Idem per il Sole, perché ho già fatto questa triangolazione. Idem per il Sole. Il Sole non si troverà mai nella stessa posizione, allo stesso modo che la gravità non si troverà mai alla stessa posizione. Ma voi dovete ancora fare tante di quelle strade, no? Voi che siete ancora lì fissati su quel meccanismo, rimarrete lì per parecchio tempo. Anche perché provate voi, io non lo so, ma io queste cose le dico, ma io ho le prove, io ho le prove. Avete capito? Guardate, va fuori schema. Il sistema eliocentrico non è rappresentabile. Non è rappresentabile.
Ok? Non è, non si può rappresentare, è impossibile. Guardate, ho preso due posizioni documentate dove doveva essere il corpo e dove si vede. Ma questo perché abbiamo l'atmosfera sopra di noi. Comunque, lasciamo stare. Nessuno ha mai visto il cielo. Cioè, sulla luna ve lo potete scordare. Mai. Siamo arrivati a una certa altezza. So di quel missile lì, di Pyongyang, la Nord Corea, che è arrivato a 2400 km di altezza assurda. E io, cavolo, aspetto quel video lì. Aspetterei quel video prima di esprimere altre conclusioni, ma quel video non esce fuori, chissà come mai. Ragazzi, svegliatevi, dai. Buona vita a tutti.